Buongiorno a tutti, alle nostre spalle l'aeroporto dell'Umbria, l'aeroporto San Francesco di Assisi. Dopo le polemiche di questi giorni, la Lega ha ritenuto opportuno e necessario verificare lo stato dell'arte. Insieme al collega di partito Luca Pizzarelli abbiamo visitato poc'anzi la struttura, al suo interno, abbiamo interloquito con il personale, con qualche turista. Oggi abbiamo appreso che da questa struttura, ripeto, l'ultimo weekend di agosto sono in partenza solo 3 voli, e questo è gravissimo, perché non è tollerabile che una importante struttura come questa a oggi abbia solo 3 voli. Ma tutto questo perché la cattiva programmazione, la cattiva gestione politica di questa regione, come più volte ricordato, che coinvolge tutto il sistema dei trasporti dell'Umbria, non ha saputo programmare investimenti per portare questa struttura al centro dell'attività economica della regione e l'Umbria al centro dell'attività turistica del centro Italia. C'è una responsabilità politica che ovviamente sappiamo di chi è, tutti lo sanno, i cittadini ormai è ben noto, dal sistema ferroviario a quello viario e ovviamente anche quello del trasporto aereo, viene gestito male e in modo estemporaneo. La Lega vuole essere a fianco di operatori economici, turistici, dei cittadini, perché questa struttura funzioni, che permetta di arrivare agevolmente in Umbria e partire per andare nelle varie località di lavoro e di turismo. Cosa chiederemo? Chiederemo alla riapertura di lavori, al Presidente Brega, di capire intanto la diatriba tra Flymarche e Sase, dov'è la verità. Si parla di contratti, qualcuno smentisce. C'è anche una tensione all'interno della gestione delle risorse umane tra personale e dirigenza. La Lega vuole vederci chiaro e lo chiederemo in commissione. È un impegno che insieme al collega Emanuele Fiorini ci prendiamo, come fino adesso abbiamo fatto, per cercare di aiutare la nostra regione a uscire dall'isolamento.